benvenuti alla presentazione di Kisses on the London Eye, un romanzo di amore e passione scritto da Barbara Vanetta, qui presente, e Tiziana Iaccarino, che invece non è presente, ma è presente, è nei nostri cuori. Vi presento rapidamente anche gli ospiti della serata, ospiti nonché moderatori, perché sarà una chiacchierata alla pari, il collega Roberto Sciarrone, la scrittrice Patrizia Sorcinelli, che ha collaborato insomma diverse volte anche con Barbara. Libro parla di Londra e infatti comincerei io con le domande e chiedo a Barbara, che abita a Londra, ci viene da Londra qui, è venuta a prendere il tè da Londra alla libreria Mangiaparole, che colgo l'occasione per ringraziare sempre per la squisita ospitalità, ormai è un posto che considero casa tra l'altro, e nel senso mi piazzo proprio qui, non mi mandano più via dopo la serata. C'è questa visione della città molto forte, cioè quasi verrebbe da dire che questa è una storia d'amore, di passione sullo sfondo di Londra, ma mi sembra quasi a volte che sia Londra la protagonista e la storia d'amore lo sfondo. Sì, questo è il mio secondo romanzo, ho curato diverse antologie, ho partecipato a tante antologie, a tanti progetti di scrittura, ho scritto racconti, anche articoli, però in realtà è il primo romanzo d'amore. Io il genere rosa l'ho sempre un po' sottovalutato, devo dire la verità, però in realtà credo che abbia veramente salvato l'editoria italiana, viene venduto, appassiona, piace, è leggero, non insegna, nulla di così aulico, però fa sognare, ecco, il London Kisses on the London Eye è nato proprio così, è nato per far sognare il lettore, per alleggerire la lettura, ed è nato dall'idea della mia coautrice Tiziana Iaccarino, che scrive più da molto più tempo di me. Buonasera di nuovo, quindi dopo il DJ parliamo adesso di chi sono i personaggi che sono protagonisti della storia di Barbara e di Tiziana. Lei si chiama Helen ed è una modella che è cresciuta nel mondo della moda, perché la mamma è una delle stiliste più affermate dell'Inghilterra, e quindi già da piccola è vissuta in un mondo fatato, in un mondo chic, un mondo, come diceva Barbara, non della low class, ma comunque di una middle e upper class, che però decide non di portare avanti il ruolo di modella a tempo pieno, ma di dedicarsi anche alla psicanalisi. Infatti lei come professione fa la psicologa. Io volevo chiedere a Barbara qual è la motivazione nell'aver dato questi due ruoli alla sua protagonista, cioè da una parte la modella a tempo perso, quindi un mondo futile, un mondo fatato, e dall'altra parte invece il ruolo di psicologa, no? Che si occupa insomma di aiutare il prossimo. Come ti è venuto insomma l'idea insieme a Tiziana di dare questa caratteristica alla tua protagonista? Allora, come dicevo prima, il ruolo dei personaggi è stato ben definito in base alla scelta di chi faceva una cosa e chi ne faceva un'altra, quindi chi decideva di fare cosa e chi diceva di fare cos'altro. Quindi in questo senso ho preso un po' la situazione in mano. Il fatto che Helen abbia due ruoli in realtà è un parallelismo. Helen è una psicologa, non è una modella, il suo lavoro è la psicologa. Fa la psicologa perché ho voluto, e abbiamo voluto, perché poi ecco magari chi ha deciso cosa, però poi viene discusso tutti insieme. Ho voluto inizialmente che facesse un lavoro del genere, soprattutto perché nel romanzo rosa a volte si sottovaluta la psicologia dei personaggi, diventa un romanzo leggero senz'altro, però molto poco introspettivo. E allora anche lì ho voluto che ogni personaggio venisse studiato anche nel profondo dell'animo, anche umanamente. E questo è quello che fa Helen, soprattutto con il personaggio principale, ovvero Richard, che è il suo poi futuro amante,
Allora è un suo paziente inizialmente, poi se ne innamora, quindi anche è combattuta come donna dal suo ruolo di essere psicologa e però di innamorarsi di un suo paziente.